La grande bellezza delle tantissime campagne italiane ha conquistato lo scorso fine settimana la capitale di Roma con il villaggio della Coldiretti, che ha visto nei 3 giorni oltre 1 milione di persone visitare 80.000 metri quadri di mercato, acquistare direttamente dagli oltre 400 stand degli agricoltori le eccellenze del Made in Italy, ma anche gustare piatti di altissima qualità con i menù preparati dagli agri-chef di Campagna Amica, con le più classiche ricette della tradizione. Un momento, quello organizzato da Coldiretti, per far scoprire ai migliaia di contadini, turisti ed appassionati del settore accorsi dalle diverse regioni d'Italia il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione del nostro paese. Un'occasione anche per i più piccoli di avvicinarsi al mondo agricolo grazie alle fattorie didattiche, dove gli stessi bambini hanno potuto ammirare tutte le specie di animali della fattoria oppure imparare a produrre farina, ad impastare il pane o addirittura a fare l'orto. Durante la 3 giorni, successo anche di acquisti per i prodotti salvati dal sisma e portati fino al Circo Massimo dalle aziende terremotate, come le Marche protagoniste, dove erano presenti 19 aziende, mentre i fornelli 13 chef hanno mostrato i piatti tipici marchigiani. Oltre a loro, presenti le zone del Lazio, Umbria e Abruzzo. Abbiamo le nostre eccellenze, allora da Pesaro fino ad arrivare ad Ascoli, è chiaro che abbiamo dalle DOP, quindi dall'oliva alla scolana, all'olio DOP cartoceto, al ciauscolo, alla nostra carne bovina, quindi la marchigiana. Abbiamo i nostri agri-chef che di fatto costantemente cucinano la nostra pasta del pastificio Ghigi e la somministrano a tutti i cittadini e ai tanti stranieri che ci sono venuti a trovare. Abbiamo la carne, quindi con le braccerie. Diciamo che cerchiamo di fare in scala 1-1 una rappresentazione di quello che è l'agricoltura, per far toccare con mano ciò che realmente è l'agricoltura. Altro fattore importante, l'agroindustria. Allora, un'agroindustria sana. Qui siamo affiancati anche con dei trader importanti. Diciamo in questo momento con Filiera Italia stiamo cercando di mettere un tassello importante per la nostra agricoltura, con contratti di filiera che garantiscono il prezzo ai nostri agricoltori, che sia più alto dei costi di produzione, partendo dai cereali. Le Marche sono la quarta regione a livello nazionale di produzione di cereali. E quindi cerchiamo di costruire anche sulle commodity, quindi sulle colture di massima estensione, dei rapporti commerciali interessanti che creano dei vantaggi economici per le nostre aziende. La manifestazione si è poi conclusa con il concerto della banda dei Carabinieri.